Allora, questa sera faccio una cosa diversa e leggo per i miei figli. Per i miei figli sono 2 settimane che non li vedo. Juliette ha 14 anni e David 11. Nei vari libri io ho sempre scritto così per loro. Queste sono tratte dall'Arte di cadere pubblicato nel 2015, un libro che non ho mai presentato perché all'epoca non partecipavo a letture, non frequentavo poeti in carne ed ossa, e dall'ultimo quarto del giorno pubblicato nel 2018, La vita felice. Il primo era con Paolo Ruffilli, una cara persona. Questa scritta nel 2014. Adesso, e quando crescerete? E mi vorrete e non vorrete, sappiate solo che per quanto a volte lo crediate cieco, senza affaccio, ormai insufficiente al vostro volo, per voi avrà il mio cuore in ogni istante un amore mangereccio, più una gattaiola basculante. Per Giuliette, sei assorta a disegnare. Con mano lenta, poi svelta, sei sola. Creare non è libertà, ma scuola di scelta. I disegni dei bambini. Si vede dalla loro grazia. Non è semplice assenza di perizia, magari reticenza. È il senso naturale di giustizia nel fare il mondo come lui vorrebbe. Perché di nuovo viva, pieno di sbagli, è vero, slegato dalle abili finzioni di una prospettiva che in quanto tale si dice tesa all'infinito, ma resta poi solo parziale. Questa era scritta nel 2013 dopo una recita di scuola. Il miracolo, eccolo di nuovo, tra pinnacoli di voci di bambini e una Babele di visini arrossati, si è incarnata la parola, ha denudato la sua natura, la non misura, il rimando, il tutt'altro perenne, l'ossimoro del vero. Che davanti alle quinte se ne sta serenamente, come chi ha 6 anni e in un canto, in un verso di Dante, rilancia in alto il mistero, leggero, inarrestabile, dopo averlo tenuto a mente. Passeggiando in campagna. Non scordate come vi batte il cuore all'abbaiare dei cani. La paura che il cancello sia aperto. Un giorno avrete un altro muro di cinta, sentirete che contro vi si avventa il dubbio. Sarà di amore o di morte. E anche allora ne conoscerete il fondo pieno solo alla svolta. Anche allora cercherete una mano. Questa è dedicata a David e si chiama Affresco. Se volessi fermare nell'arriccio questo attimo perfetto di dolcezza, sabbia pura di fiume, tradirei il senso ancora in divenire, la parte di te forse migliore, il tuo vero pigmento. E invece ogni momento va steso, non sottratto al suo destino. Va dato al tempo quando il tempo è ancora fresco. Così, sul fondo che ti spetta, anch'io devo lasciare che tu cresca. La mai esistita prima, l'indifesa, l'esposta, la tutta gettata
esserci che d'improvviso si faceva presa in altezza del tuo esteso cadere dentro al tempo stupito. Da allora, in eterno, la mia notte non è più una, ma due. Alla più fragile e bella non spetta il ritorno, perché è l'indizio, l'inizio del tuo giorno.